E come ogni anno per Natale, più o meno il periodo è quello, scacciata! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao, benvenuti qui nella nostra scacciata rotonda. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui per fare, come ogni anno, un'altra scacciata. Anno dopo anno le stiamo facendo tutte. Quest'anno tocca alla verza. Sì, quest'anno sì. Scacciata con la verza. O, meglio detto, cavolo riccio. Micificco. Cavolo riccio vincificco. Non fa rima. Allora, spostiamoci di là e andiamo a vedere la buonissima scacciata come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima scacciata alla verza. Questa volta userò la planetaria per farla e quindi mi avvarrò di una farina più forte. Di conseguenza avremo 500 grammi di farina zero e 100 grammi di farina 00. Potete anche usare la farina di semola. Io stasera non voglio una pasta un po' più amabile, più morbida e dolce, perché il ripieno sarà dolcissimo. Poi 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 310 grammi d'acqua, 310 ml di acqua, 2 cucchiaini di sale, il cucchiaino è di questa grandezza, 2 cucchiai di zucchero, il cucchiaio è questo qui, una bustina di lievito secco, questo della Lidl è ottimo per conoscenza. Per il ripieno invece ci occorrerà una verza, un pallone da calcio. Va bene anche il cavolo cappuccio, ma noi preferiamo la verza, è più buona secondo me, sì. Poi 2 belle cipolle bionde, dell'olio extravergine di oliva, questo decidete voi quanto, io ne userò un 3 cucchiai. Poi delle olive nere o un battuto di olive nere, io userò il battuto di olive nere perché le olive non le ho, ma... Un patè no, deve essere un battuto di olive nere, cioè okay. Deve contenere solo olive e olio al limite. E un pecorino vecchio, stagionato, possibilmente con del pepe. Ovviamente del sale per condire il tutto. La quantità del pecorino è inutile che ve la dica perché è assolutamente a piacere. Potete farla più condita di formaggio o meno condita di formaggio. Potete anche non metterlo proprio, ma come formaggio potrete mettere quello che vorrete, una tuma piuttosto che una provola dolce, quello che più vi piace. Basta che sia un buon formaggio che tiene la cottura, che non perda troppa acqua e che sia sapido. Cominciamo subito. Come prima cosa io userò la planetaria, come vi ho detto, inseriamo gli ingredienti in quest'ordine. Prima di tutto sul fondo l'acqua. 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiaini di sale, quindi le farine, prima la farina 0, quindi la farina 00. I 2 cucchiai di zucchero e poi mettiamo il lievito secco. Quindi spostiamoci in planetaria col gancio per impasto. Planetaria, velocità 1, iniziamo. Ributtiamo al centro. Richiudiamo la planetaria e morbidamente facciamolo andare ancora. Okay. Alla fine del nostro impastare avremo la ciotola completamente pulita perché il panetto avrà richiamato a sé tutta la pasta. È una pasta molto molto elastica che si stacca molto facilmente. Slime. Si stacca molto facilmente dal fondo. Facciamo una pallina così. Ripoggiamola sul fondo della planetaria. Io non metto
la farina, perché tanto il la planetaria è fatta in modo che si arrampichi ben bene durante la lievitazione. Così la appoggiamo, accendo la luce del forno e la faccio lievitare per un'ora e mezza. Con lei ci vediamo tra un'ora e mezza. Come prima cosa taglio in maniera molto sottile la cipolla. Oggi siamo aiutati dal sous chef Enzo. Salute. Oh, salve. Mettiamo un 5 cucchiai di olio nella padella sponde alte, quindi mettiamo la cipolla che faremo imbiondire gentilmente sul fuoco. Bene, adesso con questa spostiamoci sul fuoco. In questo momento non me lo faccio vedere, metto semplicemente la cipolla con la padella a fuoco basso, deve semplicemente imbiondire un po', e nel frattempo taglio il cavolo cappuccio. Prendiamo la nostra verza a cui già ho tolto le foglie esterne, io lo lavo in seconda battuta, prima lo taglio, dopodiché lo passo sotto l'acqua, lo lavo ben bene, quindi lo butto direttamente in padella. Allora, tagliamolo a metà. Vediamo cosa c'è dentro. Guardate che bello, è una delle cose più belle che la natura abbia inventato. Del resto qui è sempre pulito, perché è difficile entri qualcosa. Io tutte le foglie esterne le ho già eliminate e comincio, attento alle manine su chef, toglile, okay. Comincio ad affettarlo molto sottilmente. Su chef, perché non consigli una merenda buona ai nostri amici, non so, qualcosa da potersi portare in giro, uno snack, una delle tue ricette preferite? Ti consiglio di mangiare sempre, quando metto l'angurino, una mela fresca, una banana, dell'uva. Ma lei sì che è un intenditore, su chef, ha proprio oppure ragione. Anche una verdura se la volete. Anche una verdura se la volete. Carota, lattuga. Ma su chef, a lei la cioccolata non piace? Ma certo che mi piace, solo che troppa. Mi piacciono i Kit Kat. Buoni quelli. Al sous chef invece piace anche la cioccolata fondente, vero? Sì, è vero, per fortuna fondente. Ok, a poco la lavo e direttamente vado a inserirla nella padella dove c'è la cipolla che sta imbiondendosi. Venite con me. Ho precedentemente lavato bene il lavello con la mucchina, adesso ho messo sul fondo un bel cucchiaio di bicarbonato e pulisco così la mia verdura. Quindi sempre con acqua corrente, man mano la tiro fuori, la sciacquo ben bene e la butto nella padella, così. Lo so, sembra che necessiti una padella più grande, ma vi assicuro che non è così, è solo la questione iniziale. Metto sopra del sale in modo da far tirar fuori l'acqua alla verdura, così, e copro, schiaccio un po'. Io uso il paraschizzi, lo uso per appiattire man mano che le verdure prendono, si ammosciano leggermente. Ci vediamo a verza ammosciata. Ok, come potete vedere la montagna si è di gran lunga ridotta e sul fondo dovete avere l'acqua della verdura, ok? Bene, fate dei buchini qua e là e all'interno di questi buchini tra la verdura inserite un po' di passato di olive. 2, 3. Fate conto che se avessi avuto le olive io ne avrei messe un 8-10, tutte a pezzettini. Va bene così. A questo punto do una rimestata e le spingo fino al fondo in modo da far prendere anche del gusto di olive l'acqua di fondo della cottura che poi farà stufare ben bene la nostra verza, e la lascio andare a fuoco basso coperta
non con un coperchio perché la moscerebbe troppo, ma con il paraspruzzi, in modo che lei stia protetta, che comunque il calore si intensifichi all'interno della padella, ma che comunque sfiati in modo da rimanere la verdura un po' più soda, che non venga lessa ma venga stufata. Mamma mia, che odore! Buon odore, eh? Questo è anche un contorno ottimo. Già così, portato a cottura, diventa un contorno per le carni delizioso, delizioso. Ora faccio assorbire tutta l'acqua di cottura. Nel frattempo lei si ammoscerà tutta, anche i gambi più duri, anche le coste diventeranno morbide, e poi la riprenderemo. Nel frattempo venite con me, che c'è ancora del lavoro da fare. Prendiamo il nostro pecorino e lo taglio a lamelle sottili. Io ne userò 200 grammi, che detto così sembra tanto, ma che per una scacciata intera non è molto, vi posso assicurare. La verza è bella e cotta, la tiro un altro pochino, giusto per farla sfrigolare un po' e darle quel saporino ancora più intenso. E nel frattempo adesso, mentre lei va agli ultimi 5 minuti, stiro bene la pasta. Andiamo a prendere il pane in pasta. Ed eccolo qui il nostro pane in pasta ben lievitato. Guardate che bel cuscinetto. Adesso lo scaravolto sul piano da lavoro. Guardate che alveolizzazione fantastica. Wow. Benissimo, lo divido in due parti, una parte più larga dell'altra, questa la mettiamo di lato a riposare un altro pochino, mentre questa la stendiamo. La stendo qui sulla carta forno e la stendo col mattarello, cosa che io di solito non faccio mai per la pizza, ma per la schiacciata mi trovo meglio invece a stendere la pasta col mattarello. Bravo. Voi mi direte perché? Non lo so. Usate il mattarello solamente sugli alimenti e non sulle persone. Piano piano. Primo disco, mettiamolo un attimino da parte. Secondo disco, stendiamolo come abbiamo fatto col primo. Io lo terrò leggermente più alto, un 7 mm. Guardate che bella la pasta, non si attacca neanche al mattarello. Il mattarello oramai ha perso tutta la farina, è bella elastica, ma malleabile. Ovviamente il pane in pasta potete farlo con la stessa ricetta anche a mano, vi servirà un po' più di olio di gomito. Questa ricetta va bene anche per la macchina del pane, selezionando il programma impasto. Anche il secondo cerchio è pronto, lo metto da parte, riprendo il primo. Come vedete l'ho già posizionato sulla leccarda del forno. Sul fondo dispongo il pepato. Questa è una ricetta che potete fare ora che arrivano le festività natalizie, mi raccomando, provate questa scacciata per la vigilia. Buonissima, da noi la scacciata si mangia soprattutto durante le feste natalizie, la vigilia di Natale soprattutto, in molte case si cena con le scacciate di vari gusti. Mi auguro di ridare con questa ricetta un po' di Sicilia a chi è fuori dalla nostra terra per motivi di lavoro o perché si è trasferito per amore e però sente la nostalgia dei nostri antichi sapori. Bene, con due cuori e una cappa potete trovare tutte le ricette siciliane. E mi raccomando, tipiche. Non perdetevi l'ultimo numero che c'è in edicola. Non c'è nessun numero in edicola, ma non perdetevi i nostri video, quindi iscrivetevi al canale. Tolgo i grani di pepe perché sennò Gabriele va in ospedale per direttissima. Caliamo la verza.
Ora io farò una cosa, metterò un formaggio che nella ricetta non vi ho detto, non lo posso dire, perché sennò perdo la cittadinanza, forse anche la nazionalità. Ma ragazzi, a me piace, quindi io sono onesta e vi ho sempre detto che le ricette che vi facciamo vedere non sono ricette studiate, ma sono ricette che noi facciamo per casa nostra. E noi a casa nostra diamo questo piccolo accorgimento. Allora, innanzitutto io faccio andare, vedete, la verza anche sui bordi, su tutto. Questa è una cosa che facciamo, per esempio, solo noi, no, quasi nessuno fa il bordo farcito. Non vogliatemene a male, ma io ci metto anche quattro sottilette per rendere la scioglievolezza della scacciata. Voi potete mettere lo stesso formaggio che avete messo alla base e lo ripetete anche sopra. Oppure anche niente, oppure una buona caciotta, una tuma. Raga, io lo sapete, se non è necessario non metto schifezze di solito nei cibi, ma la sottiletta gli dà quel guizzo in più. Provatela con e provatela senza, e poi mi direte. Allora, ecco qua, lei già si sta sciogliendo, quindi prendo il secondo disco, la carta forno direttamente, lo metto sopra, così. E adesso faccio un lavoro, prendo il bordo, prendo l'altro bordo poesia, e lo arrotolo. poesia. E arrotolo, prima arrotolo grossolanamente, faccio in modo di compiere tutto il giro. Se qualche angolino nell'arrotolamento si buca, non ci fa niente, è normale. Quindi, croce al centro e qualche bucherello, un goccino d'olio. Benissimo, dopo aver oleato tutta la superficie, mettiamola in forno a 200 gradi per 20 minuti. Il forno combinato nella parte medio-bassa del forno. Ok, andiamo in forno e ci vediamo a scacciata finita. Ma wow! Ed eccola qua in tutto il suo dorato splendore! La nostra scacciata, tiriamola giù. Attento Enzo che Oh, cade. Brita, hai fatto un ottimo lavoro! Grazie, sous chef. Tiriamola giù dalla teglia e voilà! Ed eccola qua la nostra bella scacciata, questa pizza, diciamo così, coperta con dentro un ripieno strepitoso che non vi facciamo vedere subito perché adesso la scacciata deve riposare almeno un quarto d'ora, dopodiché la taglieremo e vi faremo vedere la fetta. Ok ragazzi, e allora ci vediamo tra un po' per vedere la sua interna golosità. Cambio di programma, qua non vogliono aspettare neanche un Taglia, secondo. taglia, taglia, Hanno fame. Ammappede tacci che. la scacciata, tacci Allora. la scacciata. È ancora calda però. Brodolerà tutto fuori. Ho fame. Allora, perché la volevo tagliare tra un po'? Per non far uscire tutto il ripieno in maniera liquidosa, perché se questa la prende un attimo viene spettacolare, ma siccome qua ci sono i piranha, ragazzi, qua non è una situazione normale. Dai, 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 dai. Ci sono due Dai, dai, dai. ecco, non so se rendo l'idea. Manco la foto intera io ho fatto. E Dai, dai, che voilà! tiene. Tiene perfetta. Certo, le scacciate di zia Ombretta tengono, tengono. E allora noi andiamo a cenare e a voi lasciamo la Dai, foto. no. So che è crudele, ma è così. Ciao! Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Bene, avete visto com'è semplice fare questa scacciata, è veramente buona. Questo è un piatto veramente tipico per queste festività natalizie, quindi se volete portare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di diverso sulle vostre tavole tristi, anonime... Ma chi ti ha detto che sono tristi e anonime le no, loro lo tavole? Lo dicono loro, ogni tanto mi scrivono e mi... O la tavola anonima. O la tavola triste, non mi dai una ricetta. E quindi sì, noi veniamo in soccorso di queste persone che hanno queste tavole un pochettino così, o che invece del solito tacchino, del solito tortellino vogliono portare qualche cosa di nuovo. Il solito tortellino, ma magari avercene. Comunque, per variare il menù di Natale, affidatevi anche a una buona scacciata, garantito da Due Cuori Una Cappa. Bene. E noi ci rivediamo sempre qui. Per dove? Per il prossimo. E noi ci vediamo sempre qui. Per che cosa? Sulle nostre tavole. Sulle vostre tavole. Mi fai confondere. Per un prossimo video, mi raccomando, scacciatemi. No, scacciatemi, no, un pollice in su. Mi raccomando, mettete tanti pollici in su e condividete il video. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Buona preparazione a Natale. Ciao.